Carletto Pernat, siamo al Sachsenring, si rivede Valentino Rossi. Secondo te è una cosa sana o una voglia del campione di tornare un po' troppo affrettata? Sicuramente la seconda tesi, cioè lui a fare il comprimario, a vedere le prime pagine dei giornali, a vedere tutto quanto senza il suo nome. A un campione vero questo tira molto, e allora lui è tornato, forse un po' affrettatamente, però non credo che sia un pazzo. Se torna, torna perché ce la fa, vuole far vedere che è ancora Valentino, vuole levare la scena a Lorenzo e vuole dimostrare di essere il numero uno. Questo secondo me è l'obiettivo suo. Può essere pericoloso un rientro così anticipato, però per un atleta che comunque ha una carriera davanti. Ma guarda, io penso che il suo problema grosso, più che la tibia, che tutto sommato, visto cose, ricordiamoci i Gramini del 92, più o meno la situazione era uguale. Secondo me il suo problema è vero la spalla, penso che se la farò operare a fine anno, qualcosa dovrà fare, però lui fa bene a tornare, non ha paura di niente, deve dimostrare niente a nessuno, però vuole dimostrare a se stesso di essere sempre Valentino, e secondo me ha fatto bene, io sono d'accordo con lui. Parliamo di mercato, la biglia è stata tirata la settimana scorsa, Stoner lascia la Ducati e entra in Honda, e poi? Ma e poi io credo che insomma sia chiaro lo smazzamento delle carte, sia da parte dei team che anche della Dorna, di Carmelo Spelletta, che benedice questo tipo di operazione. Il prossimo anno, 99 su 100, avremo una Ducati con Valentino Hayden, avremo la Honda con quattro piloti ufficiali, perché tutti ci dimentichiamo che c'è anche Marco Simoncelli che è HRC. La Yamaha sarà fortissima con Lorenzo Spies, quindi io credo che insomma alla fine sarà un bene per tutti, sarà un grande campionato, vedremo due anni molto belli, non solo uno, rivitalizzeranno un po' un campionato che stava un pochettino a livello audience un po' scendendo proprio per la mancanza di Valentino o di alcuni duali importanti, e secondo me anche il ritorno della Mine nel 2012 darà l'ulteriore colpo finale per renderci ancora più competitivi. Durante il round di Brno, Flamini ha detto: non ci sarà mai la Moto 1, non arriveranno mai motori di serie dentro il campionato MotoGP. Cosa sta succedendo? Si stanno un gioco delle parti o sta già morendo un progetto che poteva essere utile per la griglia? Secondo me non sta morendo nessun progetto. Io credo che alla fine deciderà finalmente tutta la Federazione Internazionale Motociclistica, dove la Superbike avrà veramente la moto di serie. Ma non le moto come adesso, che ci sono alcune moto che di serie hanno poco, tipo gli BMW. Per cui si tornerà sicuramente nel concetto originale della moto di serie e nella MotoGP prototipi. Per cui io credo che ci sarà una netta separazione finalmente dei due campionati, cosa che oggi non c'è. Quanto dovrebbe essere lunga la griglia della MotoGP? Beh, 24 piloti, io credo che 24 sia il numero ideale. Credo che il ritorno della Miller permetterà questo sicuramente. Il problema è un po' la mancanza dei piloti, effettivamente anche se la Moto2 è molto spettacolare non è che ti dà un grosso ricambio per correre poi nella corsa regina, comunque questo è un problema che sarà affrontato a gradi, però una griglia di 24 piloti secondo me sarebbe l'ideale, secondo me ci arriviamo.